Le zone umide sono da sempre considerati ambienti ostili da guardare con diffidenza e timore. Le ragioni sono legate al fatto che questi ambienti erano ritenuti malsani e meno produttivi rispetto alle terre emerse coltivabili. Fu per difendersi dalla malaria e per ottenere nuove terre fertili che fin dall'antichità l'uomo in Italia ha praticato interventi di bonifica e di prosciugamento di straordinaria portata. Questi interventi hanno avuto luogo fino al 1970 e si calcola che per intervento della bonifica si sia avuta una riduzione delle zone umide dai 3 milioni di ettari presenti in passato ai 250 mila ettari attuali. Negli ultimi decenni alle zone umide sono stati riconosciuti valori culturali, funzionali ed economici tali da fare propendere verso una loro conservazione e tutela. Oggi le zone umide sono considerate formazioni rare e preziose da proteggere e tutelare adeguatamente. Dal momento che non esiste un'unica categoria di zone umide, individuarne la corretta tipologia consente l'individuazione di una corretta modalità di gestione. Le zone umide in generale sono definite dalla Convenzione internazionale di Ramsar del 1971 come paludi, acquitrini, torbiere, bacini naturali o artificiali, temporanei o permanenti, con acqua corrente o stagnante, dolce, salato o salmastra, comprese le distese di acqua marina la cui profondità durante la bassa marea non supera i 6 metri. Rientrano quindi nella categoria delle zone umide naturali i piccoli e grandi laghi interni, i laghi montani, i laghi costieri, le sponde e i letti fluviali, gli estuari e i delta, le lagune, le valli da pesca e le torbiere. Nella categoria delle zone umide artificiali rientrano invece le casse di espansione, le vasche di colmata, i bacini di ritenuta, le saline e i canali. Oggi alle zone umide sono riconosciuti straordinari valori legati soprattutto alle funzioni che queste svolgono. In particolare, all'interno delle zone umide sono conservate innumerevoli specie animali e vegetali e la biodiversità al loro interno è elevatissima. La conservazione della biodiversità è oggi uno sforzo che viene richiesto in maniera impellente dalla comunità scientifica a tutti coloro che hanno a cuore lo stato di salute del nostro pianeta. In particolare alle zone umide sono riconosciute particolari funzioni, la funzione idraulica collegata al complesso meccanismo di deflusso delle acque, la funzione di limitazione di risalita delle acque salate sotterranee, una funzione termoregolatrice sul microclima, la fitodepurazione, un'elevata produttività ittica e un'elevata produttività biologica sia animale che vegetale, oltre alle funzioni ricreative, svago e sport che legate al valore paesaggistico contribuiscono a favorire il turismo all'interno di queste zone. Le valli di Argenta sono zone umide artificiali e in particolare sono casse di espansione. L'acqua presente al loro interno è dolce e queste le rende una formazione rara e preziosa all'interno del Parco regionale del Delta del Po, dove ben più estese sono le distese di acqua salmastra. La diversa tipologia delle acque favorisce una diversa presenza di specie animali e vegetali, contribuendo così ad aumentare la biodiversità all'interno del parco. Per queste ragioni si comprende quale importanza rivesta questo ambiente proprio per le funzioni che esso svolge. In primo luogo la funzione idraulica legata al meccanismo di deflusso delle acque in caso di piene fluviali, la funzione scientifica legata all'elevata biodiversità presente al suo interno, la funzione educativa legata alla conoscenza e alla conservazione di questi ambienti e la funzione di svago e ricreazione. Per tutte queste ragioni, le Valli di Argenta sono un ambiente unico, tutto da scoprire.